E no, cari, quest'anno non mi fregate, quest'anno mi sono messa alla sveglia molto prima, così posso fare le cose con calma. Io mi sono preparata con calma, adesso sveglio le bambine, tanto solo Alice andrà a scuola. Questo è il primo pezzo, il back to school di Alice, perché poi Perla andrà a Joyday, quindi adesso la sveglio, tanto i vestiti ci siamo preparati, adesso preparo il latte per Perla. E insomma, iniziamo questo anno scolastico, questa quinta elementare. Già proprio stavo col cardiopalma, ho subito mandato un messaggio sul gruppo dei genitori dicendo: buongiorno, oggi non va messo il grembiule, vero? Perché io non so neanche dove siano questi grembiuli, e loro per fortuna mi rispondono no. Quindi ecco, iniziamo bene. Buon anno a tutti, ragazzi, buon anno a tutti. Andiamo a svegliare Alice. In genere, appena apro la grata, arriva la mia amica. Vediamo un po'. Arriva la mia amica. Oggi dorme la mia amica. Sonno. Dove sta? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ma che sei fa? Dove sono, amore? Sta allappata? Allappata. Buongiorno. Buongiorno. Amore mio, pure qui non ti puoi svegliare, amore mio. Non ti puoi svegliare. Vediamo le bimbe? Vediamo le ragazze? Come un soldatino, complimenti. Quindi tutto a posto. Guardate che bella, questa è la maglietta che gli ha personalizzato mia zia. Fa tutte magliette a lei a mano, stupenda. Leggings bianco e via. Adesso faccio il latte a quella zozzona, non la sveglia, eh. Matti a preparare, vai. No, matti a preparare. Ah, ti sei rimessa a letto. Prepariamo il latte a Perla, purtroppo ancora non sono riuscita a levargli il biberon, non c'è latte, eccolo, perché già le mangia pochissimo e questo, cioè, il biberon gli serve, nel senso che è l'unica cosa che almeno sono sicura che beve, che gli dà un po' di nutrimento, perché se gli do tipo latte e tazza, se beve veramente due gocce. È svegliata. Buongiorno, piccola mia ricciotta, selvaggiotta, cicciolotta, puzzolotta. Anima, già sei pronta? Ma ti sei lavata? Bidè, cose, tutto a posto, ok. Che uomo, aspetta, gli spiego questa lucciola. Certo, amore, te lo sto facendo il latte. Eccola, lei poi esce. Vai, amore, vai. Vai. Andi a fare una corsetta, vai. Che c'è, amore mio? Sì, puoi fare il latte con me, vieni. Oggi Perla mi aiuta a fare il latte. Ma tu oggi vai a scuola stamattina? No. Solo Alice. Tu hai zia. Tu fra qualche giorno vai a scuola dei grandi, ok? Un bacino. La mia colazione salata ormai da 3 mesi a questa parte è un bicchiere di succo di frutta o spremuta d'arancia, pane, tutto pesato, fesa di tacchino o prosciutto, non si vede, tutto pesato anche questo, no? E sto bene perché quando mangiavo il latte, quando bevevo il latte ogni volta, avevo dei forti mal di pancia, e cosa che invece lo yogurt non mi fa, perché poi lo yogurt, lo spuntino, allo spuntino mattutino,
niente, mi caffè bene. Qua mi piace molto di più il salato che il dolce, lo preferisco, quindi una bomba. Perlina l'ho sistemata. Prima vedeva Peppa, adesso sta con SpongeBob. Andiamo a vedere Alicetta cosa sta combinando. Una volta ti vestivo io, ti lavavo io. Che hai fatto? Alexa, accendi la luce. Che hai fatto? Come sei bella, amore. Guardatela, ragazzi. Ragazzi, quinta elementare. Ragazze, quinta elementare. Quando è che abbiamo iniziato a fare i... Quando c'hai 3 anni? Quindi ti hanno visto da quando c'hai l'asilo. Back to school, diciamo, no? E adesso guardate qua. Pensa alle prime medie, l'anno prossimo la prima media mi sento male. Sei Mi sono portata la meravigliosa. mia mano, così non sai vedere perché, come vi ho fatto vedere nel back to school, ho tre penne, una viola, una rosa e una azzurra, quindi me ne Te le porto pure. abbini. Così poi quando faccio dei titoli li Alice ama passo. gli evidenziatori, le penne, tutto quello che è la Infatti le ho cartoleria. tutte. Oh, mi è venuta un'idea per il compleanno! Che ti puoi fare regalare? Tipo l'organizzatore delle penne, che metti tutte le penne dentro. Vabbè, dopo lo faccio vedere. Senti, visto che sei così grande e bella, rifatto il letto. Ok? E poi vieni a fare colazione e poi mi devi dire di merenda che vuoi. Ok. Tra poco sarà il nostro compleanno e quindi sto organizzando anche quello. Lo faremo a un parco avventura, però cioè, chi vuole fa, lo fa. Io no, perché io proprio donna coraggiosissima e io non lo faccio manco morta. Abbiamo preso, c'è anche l'area picnic, capito? Io faccio colazione, perché mo veramente mi sono svegliata alle 6. Oggi Alice entra alle 8, lo famo tardi, 2 ore, neanche un matrimonio. Per quanto riguarda queste magliette, vi volevo dire che mia zia, qualsiasi disegno voi vogliate, oppure le personalizzazioni, vi metto qui la pagina, lei ha creato un personaggio che si chiama Nefiliformi e sono dei personaggini molto simpatici e quindi, che so, la vostra professione oppure una cosa che vi piace fare, lei poi ve li adatta. E no, stupendo, mi piacciono tantissimo, è proprio creativa, super creativa. Vieni, ah no, vieni, di sopra. Devi fare colazione, quindi finisco il mio succo di frutta. Al posto di questo potrei mangiare una frutta, però raro perché la mattina una frutta non è che mi va molto. Passano gli anni, ma il porta pranzo resta. Questo era di Petit Fernand, che hanno delle cose veramente buonissime. C'ha un sacco di anni, non si è mai scolorito. È da primo giorno da sera, stupendo. Purtroppo per le medie. No, vabbè, meglio no, amore. Mi sono cambiata perché mi sono tutta impatacata. Non so con cosa, già di prima mattina. E quindi mi sono cambiata la divisa del lavoro e dai, siamo pronti ragazze, andiamo. Niente, già sono scappate queste ragazze. Quiz. Chi si ricorda che anno era quando abbiamo fatto tardi il primo giorno di scuola? Primo anno d'asilo, secondo anno d'asilo, terzo anno d'asilo o elementari? Vediamo un po' chi ci conosce bene, non me lo ricordo manco io, quindi ogni risposta sarà giustissima. No, mi sembra che era... Mi sembra che fosse un secondo anno d'asilo. Comunque, questa volta invece siamo in super anticipo, sono le 7:40 e andiamo a scuola, così ho il bel parcheggio. E ricomincia la routine, regà. Soprattutto, così ho un bel parcheggio davanti a scuola perché quest'anno hanno cambiato anche la scuola, nel senso che Sì, quella nuova, bella. hanno costruito una Una super scuola. scuola nuova, stupenda, quindi Alice andrà lì ed è molto contenta. Sono queste scuole ecosostenibili, quindi tutto in legno, con pannelli solari, quindi con le LIM, belle, siamo molto molto Che si può contenti. scrivere sulle LIM con Poi la pain. soprattutto hanno anche cambiato ingresso, quindi prima stavamo tipo sulla strada con le macchine, un Mamma, macello, invece adesso siamo in un silenzio! vialone. Ma non posso parlare? Mamma, Perché? silenzio!
tutti dentro. Perché i bambini stanno dormendo. Nero. Andiamo. Ho detto non parli, non voglio fare ritardo. Non fai parlare. Va bene. Allora, adesso Lego per Lotta e andiamo. E meno male che siamo usciti prima perché c'è un sacco di traffico. Arrivati, guardate che bella scuola tutta nuova. Non serve la mascherina, tranquilla. Wow. Già le urla delle amiche ritrovate. Ciao. Tanto uno si può pure svegliare 700 ore prima, ma sempre tardi farà. Cioè, non ho fatto tardi, però tutto di corsa. Un bordello, raga, che non vi dico. Io sono andata via perché devo andare al lavoro. Io sono arrivata al lavoro e loro ancora devono entrare. Che organizzazione. Perfetto. Ci vediamo dopo. Ciao. Eccoci. Sono 3:30. Siamo tutti a casa, ritornati. Le bambine però dormono, quindi dopo scopriremo le prime impressioni da lì. Prime, cioè conosco la classe ormai qui da elementare, quali sono le prime impressioni. Però abbiamo mandata, l'hanno fatto, così adesso dormono tutti e due, perché tanto Alice c'ha ginnastica stasera sul tardi, come ben sapete, e invece per Lotta diventa isterica ormai se non fa il riposino, anche se a scuola alla materna non credo che lo farà, quindi vabbè. Dai. Cosa sto facendo? Africa sulla tua coscia. Che schifo. Volevamo sapere le tue impressioni di questa scuola nuova, del primo giorno di scuola, com'è andata? Com'è questa scuola? Bella, due piani. Due piani. L'ascensore, la lavagna digitale. La lavagna digitale, bella, bella. Poi abbiamo i banchi uniti finalmente. Banchi uniti, mascherine no. Direi che è una grande cosa. Alice è stanchissima e ancora non è iniziato il tempo pieno. Va bene, noi vi salutiamo, buonanotte a tutti. Ciao. Questo è il nostro back to school, start, diciamo che back e start to school. Africa, ciao amore, saluta anche tu. Ciao, ciao, ciao.